Oh, bentornati su B2Square B-Squared Gaming. B-Squared Gaming, se sei nel nord devi mettere assolutamente il B-Squared Gaming. Spero di non aver assordato nessuno questa volta. Per voi è una nuova puntata, per noi è un nuovo... Una nuova sessione di registrazione. Ci siamo appena visti, quindi saremo carichi. E niente, siamo al museo, quindi dobbiamo un po' capire. Anzi, scrivete nei commenti dopo sto video chi è il vostro sospettato, che vediamo un po' la gente se ci becca. No, dopo c'è qualcuno che già tra i commenti ha detto: oh no, io so chi è stato. No, che palle, sono tornati i demoni. Vabbè, voi scrivetelo dopo questo video e vediamo chi è il vero investigatore tra voi. Vabbè, ma giustamente il dossier del caso Salem è pieno di segreti, va bene. Giustamente, prima di affrontare Belzebuli, anzi ti do, vorremmo ricordarvi che cosa. Vai Teo, ovviamente dovete mettere mi piace su Facebook, che è la base, diciamo, che ci sono i video news inedite. Bravo. Su Twitter, che ci sono delle notizie, insomma, anche un po' più personali sulla vita di Fra e su... Non lo so, sì. No vabbè, scherzo, sono un po' di notizie un po' più in esclusiva. E vabbè, YouTube, il canale che è immancabile, perché è il miglior canale di italiano. Quindi se non lo mettete siete veramente delle persone brutte. Bravo. E su Instagram, questo, dove Fra metterà delle foto. Cazzo, dai, che poi ci credo. Mettevi per il pubblico femminile le tue foto birichine, le mettevi lì, no? Ma quelle di Giovo. Quelle di Giovo. Vabbè, mettere con la maschera di Rey Mysterio per non farsi riconoscere. Sì, sicuramente. Quindi seguite anche quello. Là. Quello non c'è. Adesso lo convincerò a farlo, perché dobbiamo aumentare la presenza femminile del canale. Ora voi vi chiederete: ma perché si è fatto sgamare? In verità, semplicemente perché non mi ricordavo il tasto. Perché sì, è una settimana e più che non registriamo, quindi. Cazzo, ti sgamano, esatto, subito questi qua. Mamma mia, ne sono una più del diavolo. Ti levi di culo o no? Porca puttana. Ah, poi vabbè, visto che è passato una settimana e più, ci siamo letti. Cioè, io mi sono letto un po' di commenti, quindi saluto chi commenta di più. Ignazio. Tipo. Vabbè, poi c'è l'idolo indiscusso che era. Ignazio, sei tu! Col mezzo cingolato, sono venuto a casa di Francesco. Sono io, sono Ignazio. No, non è vero, sono Matteo. Ho visto che un po' di gente commenta più spesso, tipo Chicca, tipo Caramanico. Chicca, una sola Chicca, ok. Che salutiamo. Che salutiamo. Io non li leggevo quasi mai, invece adesso ho scoperto un mo' Salvo. Salvo che adesso è impegnato. Negli esami, cioè, poi c'è Chiara, ecco, che commenta spesso. Scusate, Fabris, giusto. Fabris, esatto. Salvo sta facendo la maturità? No, è più piccolo. È più piccolo. Sta facendo gli esami. Ma perché ho paura di Che esami sta facendo? Io non so neanche. Che esami del sangue sta facendo? No, di delle medie. Ah, ok, quindi in bocca al lupo. Oh cazzo, questo mi sa che mi ha sgamato. Non mi ricordo neanche come ero andato alle medie, vabbè. Aspetta, no. Vabbè, no, fra no. Drammi collettivi e morte e fallimento. Ma perché non voglio più affrontarli, è così. Comunque, scusate, era un po' che non registravamo. Volevamo lasciarvi senza, esatto, fail. No. Che non sia mai che qualcuno mi scriva sotto che sono un pro, esatto. A me è una cosa che mi faccio la bandiera del canale. Facciamo del cadereccio una nostra bandiera, insomma. Esatto. Vabbè, insomma, mitico Teo che è stato preso per il nuovo Sarabanda della televisione svizzera ieri. Come uomo gatto. Come uomo gatto che resta tutte, quindi esatto, un bel complimentone a lui. Grazie, grazie. Lo troverete sul canale... Confederazione Elvetica per la vita. Canale importantissimo. Stai scherzando? Chill out, non indifferente. Ma quanti sono?
No, ma qui urge veramente. Ah, tra l'altro, leggendo i commenti, ho visto ognuno ha le sue caratteristiche. Chi nota le cose, chi ti dà i consigli, chi trova i momenti top della registrazione. Cioè, ognuno ha un suo stile. Sì, esatto. Anche quelli che vivono per le scenette sesso dei videogame. Ah, ci sono anche quelli? Sì, ci sono anche quelle. Tra l'altro, le abbiamo dovute. Sono i preferiti di Joe, peraltro. Sì, sono i commentatori. Io ci riprovo, però non. Ho fallito. Ah, chi vi saluta sempre, ho visto. C'è un ragazzo che scrive sempre. Vabbè, non distraggo Fra perché ho capito che il fallimento ormai è diventato un po' la base. La base. No, però è un po' un ambientuzzo mica buono. No, ma cazzo, è difficilissimo sto giro. Ma mi minchia. Ma cazzo ha fatto? Non lo so. Così. Mi raccomando, parlo un po' io così non lo distraggo. Cazzo. Di scrivere chi è secondo voi il sospettato e vediamo. Ah già, chi è il sospettato? Vediamo. Oh, poi li tagliamo, ve lo promettiamo. No. Noi ci siamo fatti un'idea. È stata una catapulta. Però è la più. È la catapulta infernale. È stata per forza una catapulta. Ci siamo fatti quest'idea. Vediamo voi chi ci becca. Io non me la ricordo neanche più l'idea che ci siamo fatti, ma mi fido sulla tua memoria di... Il mio amico Baxter. Ah, lui, Baxter. Vabbè che è la cosa più semplice, che sarebbe troppo scontato. Oh, rotti coglioni però, cioè, non possono essere così persistenti. Una puntata di fuga. Non lo so. E di fallimento, questo è un po' il senso della partita. Cazzo, proprio in qua doveva venire, cioè... Ma l'altro dov'è? Teletrasportati e vattene, infatti. Ma c'è il corvo, fallo andare, ti ricordi ma che il corvo li distrae? Ma come cazzo faccio a beccarlo? Guarda che vedi che sono due lì. Allora, vediamo. Questo tu uno lo distrai col corvo e l'altro lo uccidi. Ma non arrivo a distrarlo col corvo. Vabbè. E fu così. Cazzo, questa è veramente una parte difficile. Vabbè, noi abbiamo tempo. Ah, adesso ho capito come farlo, sta a vedere. Adesso come minimo crepo 30 volte. Vedi. Vabbè, vediamo se ce la farà. Ah, ci sono lì cose. Corri, minchia, idiota. Sta attaccando, nasconditi. No, il fallimento. No, il fallimento no, per favore. Arriva inesorabile. Porca puttana. Allora, questo Chuck si gira, non so che tagli avremmo già fatto. Ma veramente. Da qui tagliano. Vabbè, dai, qui facciamo tagliano. Un patto. Se questa la fai non si taglia. Va bene. Dai. Vediamo. Fallimento. Tanto non lo vedranno perché tu dici se non l'hanno fatta non la vedo. Vabbè, ho capito, però noi siamo ci conoscono come persone oneste. Come persone oneste e soprattutto pro nei videogiochi. Vuoi provare tu? Ma guarda, se vuoi proprio il suicidio collettivo degli iscritti, sì. Anche perché non sono capace. Ma dici che addirittura si suiciderebbero. No, dicevo, un giorno si potrebbe fare un strategico che mi piace, però... No, ma io quello lo voglio fare. E poi si farà la famosa cosa a 4. Sì, prima che o poi. Non stiamo parlando di un porno, eh. No, io pensavo, allora no. Comunque è difficile perché lì ci sono due stronzoli, capito? Che metteremo il porno su Instagram sempre. Ma Instagram non è delle foto. Cioè Instagram io... è quello delle foto. No, vabbè, per te sarebbe totalmente inutile. Era proprio per fare. No, perché? Mi fotografo tipo le mutande nuove. Vabbè, magari sono cose a che qualcuno magari può apprezzare, ma tantissimo. Da una svolta, una spennellata di sesso al canale. No cazzo, non sono più capace. E diamola questa spennellata di sesso al canale. Sicuramente, guarda. Scrivi minuziosamente. Per ora c'è solo fallimento e fuga. No, beh, a discolpa di Fra è un po' un punto di merda perché non c'è spazio. Quindi c'è uno continua a girare, quelli ovviamente ti seguono e cazzo devi fare. Ma a noi piace così. Fai prima fuori quello. Ah no, sono due. Ma quanti cazzo sono? 4. Oh, cazzo. Aia. Dai, cretino. Vai. Porca pupazzola. Ma non c'è modo di fuggire e lasciarli al loro triste destino? Ma no, cazzo, sono ovunque. No, proprio saltare, cioè non ucciderli. Mamma mia, che brutti poi, che palle. Vabbè. No, incredibile. Papà? Ci toccherà fare è un video di tagli. Esatto. Tagli e cucito. Ancora. Oh, ma santo Dio, c'è anche mio nipote sta bestemmiando io.
Ce la fai? No, non ce la faccio proprio per un cazzo. Vabbè. Hanno rotto il ce la farà fra? Lo vedrete, no, scherzo. No, lo vedete al prossimo taglio. Ciao, che si gira. Sarebbe un video bellissimo, solo fallimento. Dai, vattene via però, È andato via. Beh, il tuo momento di gloria, me lo sento, vai. Ma quale momento di gloria? No, si era distratto, potevi andare a infilzarlo. Ah, tu dici, ci vuoi provare? Vai. Vai. E uno, meno uno. Attenzione. Potrebbe non esserci un taglio. No, no, ma ci sarà. Ci sarà? Ma proprio... Okay. Come se piovesse. È una delle poche cose di cui sono proprio certo. Vabbè, almeno un fallimento tienilo. No, ne tengo due, i due iniziali. Due, mi ha dato un sacco di informazioni. Esatto, ho promosso il canale come solo io so fare. Vallo fuori. Ma c'è quello di là che mi preoccupa. Ma quello ce la fai? Guarda, questa è buona. Tensione. Qui one shot. Non è che fa, bisogna kill. Mettere un po' sulle spine. Io gli ho detto, guarda che questo se lo fai non si taglia, e lui l'ha fatto. Ti prego. Vai. Applausi. Per fibra. Figa, dopo questo basta, cioè possiamo smetterla qui il gioco. Beh, adesso è finita. Mamma mia, ragazzi, cioè c'ho ancora i brividi. Guarda, toccami la pelle d'oca. Ma cioè, anche no. Non toccarmi lì, naturalmente, però. Vabbè, leggere nel pensiero si confermerà, no, probabilmente una cosa inutile, come sempre. Lo evito, perché... Tra l'altro, leggevo sempre nei commenti che un sacco di gente ha fatto notare, giustamente, che è sempre notte. Cioè, una città che... Ma perché si svolge di notte? Ho capito, è ma... È stata una catapulta di notte. Ho capito, ma che hanno una notte boreale di 20, 29 qui ore, anche. Qui ho paura, un attimo che passa. Ah, poi, forse, andiamo in chiesa. Ma hai detto tu. A vedere se riusciamo a prendere la sega. Però ci pensiamo. Ma tu ti ricordi qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è scoprire l'assassino. Ok, va bene. Vabbè, grazie. Grazie, capitano. Però in un momento di... No, no, però indizi, casi secondari non ce ne sono. No, avevamo trovato tipo che quello lì uccideva la gente come gli inquisitori al tempo della caccia alle streghe. Questo abbiamo scoperto. E mo che cosa dobbiamo fare? Io vado di qui. Forse ci mancava una roba, non mi ricordo più niente, c'è proprio dell'amnesia totale. Qui però possiamo controlla. Ragazzi, in Germania. Sì, probabilmente devi trovare altre robe, fra adesso non mi sta venendo ricordo. Acidità di stomaco. Eh beh, sono informazioni belle. No, questa ci avevamo già parlato. Palle. Senti, posso qua ci avevi già parlato, io battere il martelletto e dire colpevole, pena di morte. Hai visto quei fari della polizia? Basta, siamo arrivati, no? Dove? Hai visto che qui c'era una sulla... Non so, vuoi uscire? Magari forse devi semplicemente uscire. Beh, tu vai a uscire, se poi ti dicono no... Non puoi uscire. No, perché a volte capita. Ok, vai, vedi anche succede. Sì, avevamo trovato tutto. Proprio... Aspetta, di solito piazza lì una frase, una considerazione intelligente. Tipo questo. Che fretta avete, eh? Dove state andando? Ah, no. È una catapulta. Cosa? Temo che si sia inceppato. Proprio una puntata di disdette. Ti giuro. E che te devo dire? Che si fa in questi casi? Ah, no, ok. Ah, ok. una puntata piena di fallimenti. Allora, se hai sentito un piccolo hooligan che grida e tipo sembra è che un tifoso stia... dell'Olanda. Sembra che siano. Ma vai in chiesa, vedi che devi andare in chiesa. A perdere, allora, vai in chiesa. Ma perché vince contro i più forti e perde contro i più deboli? No, no, era 1-1 adesso. Adesso quando stai registrando, poi magari. Contro chi? Ripeto? Contro l'Australia. Ma dai, cazzo, l'Australia no. No, ma da quando sanno giocare? Cioè, non sanno giocare a calcio gli australiani, da quel che ne so. No,
Ma sono i canguri. Storicamente non è che sono una grande formazione, però. Ma io non ho capito dove devo andare, onestamente. Cioè, tu hai capito. Devi andare in chiesa. Ma sei sicuro? C'è indicata la chiesa, quindi tu segui la chiesa. Ma intanto andiamo in chiesa un attimo a trovare la pala e vediamo cosa succede. È indicata la chiesa, non so se sia perché devi andare lì, però è indicata la chiesa. No, maledetto. Passiamo di qua, va. Ma sì, dai. Io spero di non incontrare Belzebuli, come cazzo si chiama. Satana! Esatto. Dove sei finito? Sono finito di qua. Tra l'altro qui magari c'è qualcosa. Non credo. Bah. Un post-it con su scritto sei un idiota, non lo so. Vabbè, adesso io... era giusto. Ah, tu potevi trasportarti. No, cazzo, non posso fare niente. Cioè, vabbè, probabilmente c'è un'altra strada. È inutile. Probabilmente c'è un'altra strada. Delle carte. Gli comunque, ripeto, in questo gioco una mappa sarebbe vagamente utile. Ma magari c'è, io non lo so. Probabilmente sì. Allora, vediamo un po'. No, vabbè, non c'è. No. Vai dritto. Bravissimo. Ah, hai deciso di camminare. No, no così, vabbè, insomma, lo stile. Lì c'è altra gente che non so. Qua c'è una casa. Cioè, proprio così, no. Iniziamo. No, non ti caccia via pedale. No, non sono entrato perché, minchia, già cominciamo a esplorare tutte le case. Sì, esatto. Dobbiamo andare alla parrocchia di San Benedetto. Guarda che. Ma scusa, ma perché era 10 metri e adesso è tipo 500? Qui mi sta inculata, te lo dico. Cosa? Cioè, cazzo, quanto ci mettiamo? Sì, infatti. L'arca di Noè è messa qui giusto per romperti i coglioni. Ah no, questa era la strada giusta. Ti ricordi che c'era la tipa, quella che aveva salvato la gente dai naufragi, quindi siamo arrivati. C'è un giornale però. Sì, era quello che abbiamo già visto. Ok, no, non so perché. Fra un uomo un'amnesia. Ma guarda lì, l'avevi visto che sul puntile c'erano tutti quegli indizi? No. Sulla catapulta. Andiamo vai, su- vai. Cade miseramente. Non so. Cioè, ma riesci a prendere ste scale? Oh, le scale è sempre un problema. Guarda sì, qui. Sì, no, quello è vero. Svela, ci sono cose interessantissime. No, non volevo. Mi faceva sorridere come te, Giulia. Chi è lei? Giulia, quella di Kenshiro. Giulia! Senti, io le riflessioni di Giulia, cioè, sono convinto che avrà delle riflessioni parecchio... Quindi che devi tornare in chiesa? No, ma siamo sicuri? Cioè, non è che... Cioè, sarà tipo la puntata dei fallimenti. Adesso lo vedremo. Rosse e blu. Ma non importa quante volte le hai viste, possono sempre farti gelare il sangue nelle vene. Perché sai che una volta o l'altra toccherà a qualcuno che conosci. Grazie a Dio stai bene. No, no, Joy, no! Dannazione! Tenente, l'ho beccata mentre saliva dalla scala laterale. Dice che è amica del prete. Dov'è padre Meccoli? Sta bene? Portala nella mia macchina, voglio interrogarla io. E qualcuno dica a Broyles che la porta non si sorveglia da sola. Sì, signore. Non è una domanda difficile, per favore. Vacci piano con lei. Ehi, qualcuno sa dove è Baxter? No. Né alla centrale, né nel suo appartamento. Niente. C'è decisamente qualcosa che non va. Sul serio, non ho mai visto niente del genere. Un dannato rebus. Ecco che cos'è questa roba. Sembra... veramente... folle. Folle? Devo trovare la scena del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Ma tanto è stata una catapulta, non è stato Baxter! Ho visto tutto! Esatto. Vabbè ragazzi, però mi sembra un po' troppo scontato Baxter, se devo dire la mia... Cioè, voi scrivete nei commenti! Cioè, è come dire, è stato il maggiordomo, vabbè, comunque... Va bene ragazzi, allora, come al solito, vi diamo appuntamento alla prossima. Scusate, ci sono stati un po' di fail, ma magari sono divertenti, quindi... La gente apprezza quando fallisci, perché si sentono migliori! Va bene ragazzi! Ciao, alla prossima! Ciao!